Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari amici di Teleprime e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Caserta. Come ogni sabato sera vi teniamo compagnia parlando ovviamente di tutto ciò che riguarda la nostra città. Al mio fianco qui negli studi di Teleprima, come di consueto, il sindaco Carlo Marino. Buonasera sindaco. Salve, salve, buonasera a tutti. Ben ritrovato, prima di tutto è sempre un piacere ospitarla qui negli studi di Teleprima, ormai di casa. Piacere anche a me, Canale 91, Teleprima ci dà la possibilità di trasferire sempre un po' di idee, un po' di quello che stiamo realizzando in città. È giusto che i cittadini sappiano e Teleprima è un elemento fondamentale per farglielo sapere. Assolutamente, infatti analizziamo anche questo sabato tutto ciò che è successo negli ultimi 7 giorni. Ovviamente parleremo un po' anche del futuro, di cosa bolle in pentola per quanto riguarda Caserta. Facciamo appunto un passo indietro, visto che ci aveva accennato questa cosa già nella scorsa puntata. È arrivata la proposta di cittadinanza onoraria per Suor Maria Giaretta. Purtroppo per Caserta Suor Rita lascia la città dopo tanti anni, più di 20 anni, in cui ha dato un contributo sociale, non soltanto nel recupero di queste ragazze in questa famosa casa Ruth, ma è diventato un punto culturale della città, impegnata socialmente sui temi della città, oltre a quelli che i temi dei diritti di tante ragazze tolte dalle tratte e portate invece in un meccanismo prima di socialità e poi addirittura nel mondo del lavoro. Quindi una grande donna che ha grandi competenze, che ha grande qualità umane, che ha anche grande qualità sociale, ed è giusto che nel momento in cui dopo tanti anni farà un altro percorso della sua vita, lascia qui un pezzo importante di quello che è stato, lascia altre suore che continueranno il suo percorso, quindi non si perde assolutamente il suo progetto, anzi lei lascia una traccia indelebile del suo lavoro e lo faranno altre suore, e poi avremo occasione anche con loro di confrontarci. Era giusto che la cittadinanza lasciasse traccia di un operato importante fatto a Caserta da una donna non casertana, una donna veneta, una donna vicentina, che ha deciso di venire al sud e di dare un contributo al sud. E quindi la cittadinanza onoraria proposta al Consiglio Comunale, dopo che ci sarà un lavoro di una commissione costituita da 2 consiglieri comunali del Consiglio Comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza, il Presidente Ventre e la Dottoressa Trovato, e poi 2 figure importanti della città. Noi abbiamo immaginato una figura innanzitutto del mondo della Chiesa, e quindi Don Antonello Giannotti, a cui abbiamo chiesto di partecipare a questa commissione, e poi all'avvocato Ilaria Mastroianni, che è una laica molto importante e molto impegnata nel mondo cristiano. Quindi figure che potevano decidere del percorso da proporre poi al Consiglio Comunale. Ecco, un percorso importante, così come un altro argomento ugualmente del quale ci aveva già accennato la scorsa settimana. Infatti la Giunta ha definito e preso atto dell'abitazione dove visse e morì Luigi Vanvitelli, per un altro percorso di recupero molto importante. Noi lo stiamo dicendo ormai, io lo dico in tutte le salse, in tutti gli incontri, in tutte le possibilità. Noi dobbiamo partire dalla nostra eredità culturale, noi dobbiamo partire dalle nostre radici, dalla nostra identità. Per fare questo, per tener conto di quella che è la nostra cultura, innanzi dobbiamo definire i paletti e definire qual è stato il percorso reale degli anni passati. Stiamo facendo percorsi su Caserta Vecchia intorno al 1000, scendiamo giù, scendiamo intorno alla Reggia, abbiamo definito qual era lo stabile, la zona dove ha vissuto Luigi Vanvitelli e dove lì è morto. Vanvitel, perché come tutti sappiamo noi abbiamo italianizzato quello che era un uomo che veniva dai Paesi Bassi, è un uomo che ha vissuto nelle aree adiacenti alla Reggia, poi il figlio continuò il lavoro quando lui morì, ma è giusto definire quello che è il luogo anche di passaggio
dove lui è vissuto, questo per dare traccia non soltanto delle nostre radici, ma anche nel percorso poi turistico-culturale che andiamo a costituire per i turisti in città. Ecco, il cittadino casertano, lo ripetiamo spesso, deve essere il primo turista della propria città ed è importantissimo appunto proprio questo percorso di identità, proprio il sentire queste radici forti in tutto ciò che compete ovviamente Caserta e non solo, anche i suoi dintorni. Sono d'accordo. Questo è l'elemento fondamentale su cui poi possiamo costruire il senso civico, il senso dell'appartenenza, il senso del rispetto. Il mondo della scuola, coinvolgere i giovani. Per poter coinvolgere i giovani gli dobbiamo narrare dei fatti veri, dei fatti concreti, quella che è, come dicevo prima, la nostra eredità culturale, e quell'eredità culturale deve diventare la forza e la prospettiva delle nuove generazioni. Ecco, cambiamo argomento poiché i cittadini sono un po' preoccupati. Nei giorni scorsi c'è stata un'allerta meteo con questa praticamente primavera che tarda ad arrivare, quindi ci sono ancora questi scrosci d'acqua molto violenti come abbiamo visto poi anche questo inverno, e nella giornata del 7 maggio ha deciso di chiudere la scuola di Amicis per appunto permettere la messa in sicurezza. Cosa è successo? No, e chiariamo diciamo, un po' intanto la chiusura non l'ho fatta io, è stata fatta dal dirigente scolastico in sinergia con gli uffici tecnici. Il palazzo della De Amicis è un palazzo importante, un palazzo storico che ha dei vincoli monumentali importanti, che regola dei rapporti importanti. Ho sentito chiacchiere le manutenzioni, la manutenzione è uno stabile assolutamente manutentato e seguito. Le grondaie sono più piccole rispetto a quelle che diciamo, necessiterebbero, ma c'è un problema di vincoli e di rispetto anche di quello che era la storia di quel palazzo, e quindi può capitare che quando ci sono grandi eventi, perché il 7 maggio è stata una pioggia assolutamente inaspettata sia per il periodo sia per la forza della pioggia, le grondaie non hanno mantenuto e quindi come tale c'è stata un'invasione dell'acqua. Questo ci ha consentito e ci ha dovuto necessitare la messa in sicurezza immediata dello stabile. Questo ha perso 24 ore, poi abbiamo riaperto le scuole in sinergia con il dirigente scolastico. È chiaro che quando si ha a che fare con un patrimonio culturale importante necessita naturalmente di un percorso non solo più attenzionato, ma anche di elementi non troppo invasivi, quindi è chiaro che lì ci vorrebbe una grondaia più grande. Ho sentito era sporca, era perfettamente pulita, ma era un problema di grandezza della grondaia che non ha sostenuto. Vero è che abbiamo 36 plessi scolastici, è accaduto solo lì, perché negli altri 35 assolutamente le grondaie hanno sostenuto perché erano sia manutentate e sia nella giusta misura. Detto questo, è uno stabile importante, è una scuola importante della città. Lì, nonostante tutte le polemiche, è partita una ZTL straordinaria, perché poi i cittadini sono molto più intelligenti di quelli che noi immaginiamo, e che le chiacchiere da bar o da social supera quello che invece è la voglia di costruire una città di qualità di vita. Lì c'è la possibilità per i ragazzi e per i genitori di parcheggiare sulle strisce blu in modo gratuito nelle ore della striscia blu, lì c'è la possibilità di utilizzare il piedibus. Per la scuola materna, dato che la scuola, come sappiamo, ripeto sempre gli orari 8 meno un quarto, 9 e 12, 14, è la prima domenica del mese, quindi la ZTL finisce alle 14, questo si dà la possibilità ai bambini della scuola materna alle 15 di essere presi regolarmente, anche un po' più vicino, perché capisco che i piccoli sono la mattina presto, si fa un po' di sacrificio. Certo. Io ho avuto 4 figli alla De Amicis, alla scuola materna, parcheggiavo a Piazza Vanvitelli, sulle strisce blu anche all'epoca era gratuito, andavo a accompagnare le mie figlie. Quindi questi drammi che devono parcheggiare la macchina sulle strisce pedonali o in doppia fila o in divieto di sosta mi sembra fuori luogo per una città che vuole crescere, vuole aumentare la sua qualità di vita, ma anche la sua vivibilità e i suoi servizi. E non ultimo ricordo a me stesso che fra pochi mesi tra Piazza Aldifreda e Piazza Vanvitelli avremo una grande pista ciclabile, quindi su quella tratta non si potrà nemmeno parcheggiare in divieto di sosta, quindi sarebbe una polemica inutile. Quindi consiglio di cambiare le abitudini, di abituarci alla qualità di vita migliore, a una sostenibilità ambientale. Noi dobbiamo tenere in cura i nostri figli, e quel polo scolastico insieme al Giannone, dove invece ho visto più sensibilità e molta più attenzione, i ragazzi sono entusiasti, i genitori sono entusiasti, la dirigente scolastica è entusiasta, sta nascendo veramente un approccio culturale e sociale innovativo.
Ecco, il parcheggiare dove si deve, non dove si vuole, può Cioè. far aumentare anche il senso civico. E poi, come lei giustamente ricordava, la ZTL in Corso Giannone non è assolutamente invasiva, poiché a fascio orario, quindi assolutamente ci si può adattare nel miglior Assolutamente, modo. assolutamente sì, sono gli orari che mette in sicurezza i ragazzi, non ci dimentichiamo delle malattie, diciamolo chiaramente, l'inquinamento fa tumori e io sono il primo responsabile della tutela della salute dei pubblici. Allora, quello che noi non ci accorgiamo è che oggi vogliamo avere la comodità dell'accompagnamento, poi ce lo troveremo fra qualche anno dove ci troveremo delle malattie che io assolutamente voglio non esistano per le nuove generazioni. Ecco, restando sempre brevemente sull'allerta meteo degli scorsi giorni, ci sono stati anche degli interventi in città laddove appunto fosse necessario, come via Pietrarelle, subito i volontari si sono messi in atto, si sono dati da fare per risolvere insomma qualche Diciamo, sì, problemino. quelle erano le emergenze. Naturalmente, stiamo proprio in queste ore facendo una gara importante. È chiaro che queste piogge fuori stagione hanno creato una serie di buche. Diciamocela la verità, abbiamo una città con molte buche in questo momento. C'è una gara in corso, quindi già dalla prossima settimana io immagino che inizieremo a chiuderle tutte. Poi non ci dimentichiamo che noi invece in estate rifaremo completamente tutte gli asfalti delle strade più importanti e quelle più rovinate, e in più parte anche tutte le procedure per i sistemi fognari. E quindi doppiamente importante, poi tutto fortemente correlato, quindi Ma poi ne parliamo le ancora prossime di più. settimane. Assolutamente non spoileriamo niente. In settimana un'altra giornata molto importante, questa volta l'8 maggio, la giornata mondiale della Croce Rossa. Abbiamo visto anche un bellissimo stand proprio di fronte al comune con la bandiera poi della Croce Rossa italiana. Noi eravamo lì, abbiamo fatto anche delle interviste, quindi guardiamocele. Siamo qui davanti al comune di Caserta, oggi 8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa, un appuntamento importante con uno stand di volontari. Come sta andando? Molto bene, una giornata molto positiva. Da stamattina che siamo qui in piazza abbiamo fatto oltre 50 misurazioni di pressione. Le persone interessate alle nostre attività hanno chiesto informazione e è andata bene. Una giornata positiva per noi volontari della Croce Rossa. Ecco, soprattutto molto importante il vostro lavoro, così come importante poi la sinergia anche con le istituzioni. C'è anche la vostra bandiera su in comune che si può vedere anche da qui, ma ancora di più con i cittadini, quindi un servizio utile anche per loro. Certo, i cittadini sono interessati, si avvicinano a noi e chiedono di che cosa ci occupiamo, sono interessati a noi anche perché ci vedono attivi sul territorio, perché non solo nella giornata dell'8 maggio siamo attivi e siamo presenti, ma siamo presenti 3 giorni a settimana per le nostre attività che svolgiamo sul territorio. Cioè questi 3 giorni a settimana noi facciamo attività sociale per lei senza fissa dimora, i nostri amici invisibili che da anni ci occupiamo di loro, quindi diamo aiuto a loro 3 giorni a settimana e quindi i cittadini casertani ci vedono, sanno che siamo attivi sul territorio. Ecco, essere volontario è una vocazione, ma è veramente qualcosa che poi ti riempie, no? Certo, lo devi sentire dentro, altrimenti non sei un vero volontario, perché ci sono delle situazioni che ti fanno così, ti fanno fermare. Invece, se senti un qualcosa da dentro che ti parte da dentro, sei un volontario proprio a 360 gradi. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a lei, buona giornata. Ecco, Sindaco, la giornata mondiale della Croce Rossa, tanti volontari, abbiamo parlato anche con loro, soprattutto del grandissimo lavoro che fanno con immensa passione poi. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto anche dare un segnale, mettere la bandiera affissa della Croce Rossa sul Palazzo Comunale, un segnale che dove c'è tutela del cittadino, dove c'è assistenzialismo, dove c'è assistenza, dove c'è il terzo settore, dove c'è il volontariato che agisce a favore della salute dei cittadini, noi gli dobbiamo stare assolutamente vicino. Ci sono tante donne e tanti uomini che dedicano un pezzo della loro vita in modo assolutamente gratuito per il prossimo, e le istituzioni devono dare un segnale forte che attraverso l'appartenenza, il senso civico, il volontariato noi possiamo costruire una società più forte. Su questo io sollecito sempre
qualunque mondo associazionistico che incontro, a partecipare attivamente ai processi sociali della città, a condividerlo tutti insieme il progetto sulla città. Non basta essere critici, non basta segnalare, bisogna partecipare attivamente. Sono, diciamo, lo dico con molta franchezza, sono a volte con garbo, partecipo a tanti incontri di associazioni che vogliono sapere cosa facciamo su una serie di cose, ed è giusto che io lo faccio. Quando, nel momento in cui chiedo alle associazioni di partecipare attivamente ai processi di socialità della città, molte volte scompaiono, anzi spesso non le ritrovo più. Quindi dobbiamo ritornare a quello che è lo spirito della Croce Rossa, cioè fare attività di volontariato, dare al prossimo, dare ai giovani, soprattutto chi ha già dato nella professione, chi ha già dato nelle famiglie, chi è già nonno e che spesso mi trovo nelle varie associazioni, devono partecipare attivamente a una serie di progetti che insieme possiamo costruire. E lo faccio e lo dico in modo a volte anche critico, anche con un tono un po' forte, perché, diciamo, non basta segnalare, quello ce ne accorgiamo anche da soli che ci sono dei problemi quando ci sono i problemi. La capacità è invece di partecipare tutti insieme al processo innovativo e di rinascimento della città. Assolutamente sì, parlando ancora di radici e di identità, in settimana c'è stata anche la presentazione a San Leucio del corso di formazione di tessitore delle antiche arti seriche, cosa che è veramente molto bella e soprattutto spero che ci sia molto seguito soprattutto tra i giovani, anche perché è un'altra delle eccellenze della nostra città, quindi spero che sia una cosa bellissima che non venga persa poi negli anni. Intanto continua il progetto Belvedere, diciamo, noi lì avevamo un progetto originario in cui c'è la convegnistica, la parte museale, la parte formazione. Nella parte formazione, come già sapete, noi abbiamo fatto questo grande accordo sul design e moda con la Van Vitelli, con l'università, quindi una parte del Belvedere oggi è sui master di secondo livello sul design, e noi siamo una delle scuole, dopo quella di Milano, una delle scuole migliori in Italia sul design. E adesso abbiamo voluto mettere un elemento maggiore, cioè iniziare a costruire, partendo dai nostri telai storici dell'Ottocento, completamente restaurati e completamente funzionanti, che consiglio a tutti di andare a visitare nel nostro bellissimo museo del Belvedere. A volte vengono, ieri ero nel Belvedere ed era pieno di stranieri, c'erano inglesi, sentivo accenti da tutte le parti del mondo, e a volte i casertani non vanno a visitare quello che è il nostro straordinario patrimonio. Invito innanzitutto i casertani a capire qual è la nostra storia e qual è il nostro percorso. E ieri abbiamo, e in settimana abbiamo costituito questo ragionamento con la Regione Campania. Si è completato un processo, avevamo un po' di tempo fa un protocollo d'intesa sottoscritto tra me e l'assessore Marciani, che è l'assessore alla formazione della Regione Campania. Abbiamo individuato che bisogna costruire attraverso la nostra storia gli antichi mestieri, quello del tessile, fino ad arrivare poi, partendo e insegnandogli a lavorare sui telai dell'Ottocento, fino ad arrivare poi ai telai moderni, ma soprattutto non soltanto i telai, creatività, competenze, conoscere la storia. Ci sono 20 ragazzi, tra ragazze e ragazzi, che hanno superato le selezioni, tanti hanno partecipato a questo bando, hanno superato le selezioni e partecipano a questo corso di formazione condiviso con la Regione Campania, che rilascerà un'attestazione Regione Campania, così come prevista dalla norma, e che insieme alle altre istituzioni, cioè tutti gli enti, quindi la Regione, ma anche col Consorzio Tessile, che già ha partecipato insieme a noi al percorso, potremo dare un'occasione che, concluso il percorso formativo, entreranno già nel mondo del lavoro. Quindi questo è anche un bene culturale che riesce a diventare un'occasione anche di prospettiva per i giovani. Al di là di quello che stiamo realizzando intorno al Belvedere, ricordo a me stesso che pochi giorni fa abbiamo aggiudicato la gara dei vigneti, i giardini a destra e a sinistra del Belvedere, che erano in uno stato di abbandono, invece verranno tutti i vigneti dell'Ottocento dei Borboni. È stata aggiudicata la gara da poco e quindi fra poco inizieranno i cantieri. Stiamo per aggiudicare la gara sulla Bretella, e quindi il famoso percorso che da Vaccheria scenderà direttamente a Casagiova permette che tutto il traffico pesante non attraversi più Piazza della Sede, e potremo ridare quello spazio ai turisti e diciamo, alla città.
Tra poco parte il cantiere della strada di marciapiede di Via dei Platani, ridisegniamo l'incrocio di Via Tenga, Via per Castelmollore, Via per San Leucio, Via dei Platani, quell'area viene completamente riqualificata, nonché risistemiamo lo scalone monumentale, risistemiamo le stalle reali, verrà l'enoteca comunale, quel luogo diventa un luogo di eccellenza straordinaria partendo da quello che già c'è. Facciamo il bookshop, facciamo assolutamente un luogo dove si potrà leggere, studiare, avere innovazione, avere cultura, creare un luogo di accoglienza ancora meglio con i turisti. Stiamo anche già immaginando che dove riqualifichiamo le stalle reali poi verranno le guide anche con le audioguide, in modo tale che partiremo con le guide non soltanto più dal Belvedere ma già dalla città di San Leucio, già dal quartiere di San Leucio, in modo tale da farlo conoscere già da quello che è la storia del 1789 del Belvedere di San Leucio e di Ferdinando IV, già dalla pianta urbanistica di San Leucio. Lei è bravissimo con la storia, soprattutto delle nostre eccellenze, sindaco. No, no, mi diverte. Mi piace molto, poi. Mi piace molto, mi piace la nostra storia. Io sono convinto che la mia famiglia è da sempre, diciamo, almeno da 500 anni casertana, e non possiamo non dimenticarlo e lo dobbiamo ricordare soprattutto a chi viene a vivere in città. Qui c'era un pezzo importante. Noi siamo stati la capitale del Regno delle Due Sicilie, noi siamo stati la capitale che dall'Abruzzo alla Sicilia governava questa città, che governava mezza Italia, prima con Carlo III, che poi diventò Carlo I re di Spagna, e poi con il figlio Ferdinando IV. Questo non lo possiamo dimenticare, dobbiamo essere assolutamente forti in questa eredità per costruire il livello civico. Quanto sento parlare da molte persone, ma questo può accadere solo fuori, no, noi eravamo la capitale, noi eravamo la cultura, noi eravamo la creatività e le competenze, quindi non possiamo dimenticarlo e da lì dobbiamo ripartire. È verissimo, così come è importantissimo riqualificare, avere sempre i riflettori puntati su una delle eccellenze casertane come il Belvedere di San Leucio. Ci sarà poi un'estate di eventi molto importanti, sindaco, abbiamo accennato qualcosa già nella scorsa puntata con l'assessore Casale, di eventi tra proprio il Belvedere di San Leucio e la Reggia. Assolutamente importante quest'estate, abbiamo le Universiadi dal 3 luglio al 14 luglio, abbiamo quindi grandi eventi sportivi in città, un'invasione di giovani, ma abbiamo anche i nostri eventi e spettacoli. Abbiamo Estate da Re e abbiamo anche Belvedere da Re, quindi due grandi cartelloni. Estate da Re quest'anno si faranno tra il cortile dei Serici del Belvedere e Piazza Carlo III, con il grande, diciamo, spettacolo dell'immagine della Reggia, con i giardini di Piazza Carlo III che abbiamo completamente recuperato e ridato dignità a anche quella, un altro pezzo di storia della città. Noi ci auguriamo spesso e anche che arrivi diciamo, velocemente il nuovo direttore della Reggia per iniziare a interloquire, perché dobbiamo aprire la flora, perché la Reggia deve riqualificare quel muro a Via Giannone, perché ci sono tante cose da fare insieme tra Reggia e città, ma questo lo dobbiamo fare con gli eventi. I turisti devono essere accolti e i prossimi giorni si chiude il cartellone, e poi non ci dimenticheremo che mentre si fanno i grandi eventi nei grandi nostri circuiti turistico-culturali, stiamo immaginando anche un lavoro nelle periferie. Cioè, il mio sogno è che le periferie diventino il cuore della città, il cuore anche dove si discute, quindi attraverso lo sport, la socialità e altre occasioni di cui parleremo le prossime settimane, anche le periferie devono avere la loro dignità, ed il mio sogno è che diventino il centro dei nostri pensieri. Assolutamente, sarebbe veramente bellissimo. Un altro luogo che praticamente è un pezzo di cuore dei casertani, veramente di ogni età, che sarà oggetto di riqualificazione, sono i campi Nike Emanuela Gallicola. Un'altra bella notizia. Beh, io di questa cosa sono fortemente contento. Sono fortemente contento, ci abbiamo lavorato in silenzio per molti mesi. Intanto avevamo fatto attraverso il regolamento dei beni comuni, avevamo dato a un'associazione molto impegnata sull'attività proprio sportiva dello sport sociale, quello di darlo a tutti, un minimo di manutenzione ai campi Nike. I campi Nike sono un luogo in cui sono nati grazie a degli sportivi casertani, devono continuare la loro storia, hanno il nome di una donna che ha dato attraverso il basket la sua vita, quindi dobbiamo assolutamente continuare quella storia. C'è un progetto importante, lo realizziamo
con dei soldi dei fondi comunitari in cui riqualifichiamo completamente i campi NAE, che poi continueranno il percorso l'associazione che li gestirà in modo assolutamente gratuito da dare a tutti i nostri giovani, ma li diamo in modo dignitoso, gli diamo dignità e bellezza. Io sono convinto che già per quanto riguarda questo inverno inizieremo il cantiere. Ecco, ho visto anche delle proiezioni delle foto di come verrà, è veramente Sì, bellissimo, è quindi veramente bello, ci veramente impegniamo più di bello, sì. 200.000 euro sopra di fondi comunitari ed è una bella cosa. Ecco, Sindaco, chiariamo anche un altro aspetto, poiché l'ho letto spesso sui social in questa settimana, che si diceva i lavori dei vari palazzetti delle Universiadi, anche dello Stadio Pinto, di restyling delle nostre strutture, sono fermi, non procedono? Assolutamente non vero. Tanto è Tutti. vero che, esatto, sono Cioè, poi secondo me liberi. vivono fuori e poi diciamo, giocano sui social. Poi capisco le fake news, diciamo, Per fare un po', ormai siamo movimentare un po' la situazione, insomma. qualcuno deve divertirsi. Cantiere Pinto va avanti, il cronoprogramma assolutamente si rispetterà. Noi per metà giugno e comunque per il prossimo campionato la Casertana avrà uno stadio riqualificato e saremo pronti per il torneo di calcio per le Universiadi che inizia il 3 luglio. Dopodiché il Palavignola continua velocemente insieme alla Fortuna, perché è chiaro che abbiamo dovuto ridisegnare e rimodulare un attimo un po' il cronoprogramma perché ci ha fatto sognare la Volalto, che su questo ne approfitto, domani tutti quanti alle 17 a festeggiarla per la sua prima partita che si gioca la finale per andare in A1, è un grande sogno dei casertani, domani siamo tutti lì, sono sicuro che il palazzetto sarà strapieno per festeggiare le nostre ragazze insieme al presidente Turco, insieme alla sua famiglia, insieme a Teleprima, perché ci stanno facendo sognare. È chiaro che lì il cronoprogramma è risistemato perché, diciamoci la verità, questo sogno non immaginavamo che addirittura si arrivasse alla finale, quindi questa è una cosa straordinaria. Però anche lì il cantiere va avanti. Piazza è partito in questa settimana anche il cantiere di Piazza Carlo III, stiamo sistemando i viali e sistemiamo i pozzi per innaffiare i bellissimi giardini che abbiamo completamente riqualificato. Quindi diciamo, tutto va avanti anche per quanto riguarda le competenze della provincia, palazzetti, Viale Medaglie d'Oro, quello della piscina, tutti gli impianti sono assolutamente. Aversa sta andando avanti, Mondragone sta andando avanti, cioè, l'impiantistica va avanti. E non solo ci troveremo un'impiantistica importante, ma ci troveremo anche un grande evento che consiglio a tutti di vivere. Poi avete iniziato a vedere un po' di manifesti, ne approfitto per dire a proposito di Universiadi, avremo Casa Campania a Piazza Gramsci, a Piazza Gramsci monteremo un grande racconto della nostra città e della nostra Campania con l'enogastronomia. Noi non ci dimentichiamo, avremo 2.000 stranieri in città per gli eventi sportivi che invaderanno la nostra città nel mese di luglio. Dopodiché avremo un bellissimo evento, ma questo glielo racconto la prossima settimana, un bellissimo evento in periferia sulle Universiadi. Proprio sul tema delle periferie, noi abbiamo deciso che ci deve essere anche un evento importante che coinvolga le parrocchie, le associazioni e un pezzo che lasceremo in un quartiere di periferia, però questo la dico, la raccontiamo perché la stiamo organizzando col presidente De Luca, verrà fatto su Napoli, su Salerno e su Caserta. Tre cose importanti per le periferie, una è anche per la nostra periferia, ma la voglio raccontare con l'evento. Va benissimo, quindi ce la ricordiamo per le prossime puntate. Sindaco, per la prossima settimana cosa bolle in pentola? Che novità ci sono per la nostra città? Beh, intanto tantissimo, tantissimo perché noi stiamo andando avanti, siamo per approvare, intanto siamo quasi pronti per la sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Campania per ottenere 19 milioni di euro di finanziamenti. Tra le delibere che abbiamo approvato la scorsa settimana è anche il piano di rafforzamento amministrativo per dare più forza all'azione di governance dell'amministrazione e questo per dare più velocità alle procedure amministrative. Noi avremo, per fortuna, ma anche purtroppo per noi, un anno pieno di procedure amministrative, piene di procedure di gara, piena di cantieri anche città. Io su questo so che come sempre ci sono le lamentele, non fai nulla, ma qua in questa città non si muove nulla. I prossimi mesi avremo molti cantieri in città, moltissimi cantieri in città
e questo potrà creare sicuramente dei disagi. Di questo, da una parte vi chiediamo scusa, ma dall'altra parte la città, la città la dobbiamo migliorare. Se ci sono le buche perché i sottoservizi perdono, vanno fatte le fogne. Se l'illuminazione non funziona perché gli impianti elettrici non funzionano, vanno rifatti gli impianti elettrici. Va riabbellita la città, quindi tutta una serie di cantieri, tutta una serie di procedure amministrative che ci porteranno poi ad avere una città più bella, più vivibile, con più servizi, più efficiente e più efficace. Noi siamo in chiusura, io ringrazio come sempre il sindaco Carlo Marino, grazie mille e l'aspettiamo la settimana prossima. Grazie a tutti, grazie a Teleprime, grazie a Canale 91, ma soprattutto ai casertani che ci ascoltano. Ecco, voi telespettatori, cittadini che ci guardate, mi raccomando scriveteci le vostre domande al sindaco, ovviamente gliele porgeremo sabato prossimo, sempre qui su Obiettivo Caserta. Alla prossima! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.